ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente la pulizia del viso che mi avete richiesto in tantissime. E mi piace farvela periodicamente perché io amo farmi la pulizia viso in casa, perché è un trattamento super economico fatto in casa e veramente funziona tantissimo. Adesso vi farò vedere tante ricettine naturali casalinghe semplici che potete fare con tutti gli ingredienti che avete nella vostra cucina, quindi praticamente a costo zero, e il risultato dopo è bellissimo perché la pelle veramente sembra rinata e andate a eliminare tutte le impurità e le imperfezioni dal viso. Quindi yeah! Iniziamo subito. Mi raccomando, se vi piace questo genere di video, le mie ricettine, i miei video di cosmetici naturali, lasciatemi tanti like, soprattutto se aspettavate il video della pulizia del viso. Io ascolto sempre tutte le vostre richieste. Dato che da noi qua a Napoli praticamente è ancora estate, non mi sembrava il caso di fare proprio una pulizia del viso, quelle super invernali con i vapori, su fiumigi che studiamo. Quella magari è bella farsela più in inverno. Vi prometto quindi che vi farò magari un'altra pulizia del viso, se vi fa piacere, fra tipo un mese, due mesi, appena inizia un po' il freddo. Quindi adesso vi farò una pulizia del viso post estate, quindi autunnale. Un metodo per fare aprire i pori del viso affinché penetrano tutte le sostanze che dopo andremo ad applicare con lo scrub e con la maschera è quello di utilizzare dell'acqua calda in cui vado a mescolare del bicarbonato. Invece di fare i vapori così che studiamo eccetera, anche questo è più rapido come metodo ma funziona. Cioè praticamente, ovviamente il viso ragazzi deve essere pulito e senza trucco, senza inganno come me, versione cesso come dico sempre, cioè praticamente dovete essere struccate, viso pulito, quindi poi potete farla la mattina, la sera, come volete voi, e vado a massaggiare appunto quest'acqua bollente. Bollente col bicarbonato, perché il bicarbonato fa aprire i pori, eliminiamo punti neri, leniamo i brufoli, le imperfezioni, e anche i pori dilatati si chiudono, quindi la pelle è più bella, luminosa e senza schifezze insomma sul viso. Il bicarbonato serve anche un pochino per lenire le infiammazioni, i rossori, i segni post brufoli, quindi schiarire anche le macchie sulla pelle. Fate un po' così per qualche minuto. Vi ricordo di guardare anche sul mio blog www.caritadolce.com, dove vi scrivo un post correlato a questo video, dove vi scriverò tutte le risposte alle vostre domande, quindi se avete domande lasciatele nei commenti, vi scriverò quante volte farla, magari qualche sostituzione se non avete questo ingrediente, cosa potete fare se avete la pelle grassa, insomma tutte le cose che a voce ci metterei un'eternità a dirvi. Quindi evviva il blog dove si scrive, si fate in fretta voi a leggere e io a scrivere. Ragazze, non va ad asciugare il viso, lo lascio asciugare all'aria e nel frattempo preparo il mio scrub. Per lo scrub mi serve zucchero integrale di canna, poi ci vado a mettere dell'olio extravergine di oliva e un po' di salvia. La salvia, come sapete, è purificante, astringente, quindi chiude i pori dilatati, e l'olio d'oliva serve anche comunque per ammorbidire la pelle ed è ottimo veramente per nutrirla, per rigenerarla, e lo zucchero serve per esfoliare la nostra pelle. Quindi semplicissimo, vado a mischiare questi ingredienti e il mio scrub è pronto. Quindi adesso ragazze, sul mio viso ancora leggermente inumidito, vado a massaggiare il mio scrub, una bella pappetta color cioccolato. L'ideale sarebbe farla nel lavandino, ma io la faccio qua perché comunque è più comodo per me registrare. Massaggiate bene bene. La pelle dopo vi esce liscia, 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 liscia. A questo punto, con l'acqua che avevo prima, vado semplicemente a sciacquarmi. Non è fondamentale, però è molto utile. Con la spugnetta fate una pulizia del viso ancora più a fondo che con le mani. Vedete? Fate un massaggio ulteriore. Vado quindi ad asciugare il viso con un panno in microfibra o un asciugamano in microfibra come nel mio caso.
Adoro la micofibra sul viso perché la micofibra ha il potere di, a differenza dell'asciugamano, di pulire più a fondo la pelle e così fate ancora un passaggio di pulizia maggiore. Ovviamente il vostro viso durante la pulizia del viso è probabile che si arrossi un pochino eccetera, ma è del tutto normale perché tutte le sostanze stanno funzionando. Ad esempio adesso già il mio viso è super liscio e veramente fa, perché sto scrub io lo adoro con l'olio e lo zucchero e veramente ti lascia la pelle già perfetta. Però noi non ci accontentiamo, andavo a fare anche una meravigliosa maschera. Per la creazione della maschera utilizzo la banana, che è un frutto molto molto idratante e nutriente, quindi questa maschera è adatta per tutti i tipi di pelle, le pelli grasse, con i brufoli, con i punti neri. Anche queste hanno bisogno di essere idratate e molto spesso hanno bisogno di essere lenite con trattamenti di bellezza lenitivi e idratanti. Quindi fate questa maschera a tutti con la banana, il miele, che è un altro ingrediente magico per la pelle, veramente fenomenale. E semplicemente schiacciate la banana, ci aggiungete un goccino di latte se vedete che la banana è troppo dura, ma se no schiacciate semplicemente con la forchetta, se è più matura la banana è meglio, e ci mettete anche il miele ed è fantastica. Applico la maschera sul viso. Potete utilizzare un pennellino o le mani come in questo caso. Io in questo caso mi sento molto casareccia oggi e quindi utilizzerò le mani, che anche vanno benissimo. Le mani sono il migliore pennello del mondo, lo sapete perché? Perché con le mani voi andate in tutti i punti e sicuro non vi fate male. Massaggiare, massaggiate a lungo, ecco, anche questo vi permette di fare. Con le mani potete massaggiare a lungo, massaggiate affinché questa maschera praticamente penetri. Il miele, la banana, tutti questi ingredienti devono penetrare nel vostro viso, perché adesso il vostro viso è tutto con i pori aperti grazie all'acqua calda e bicarbonato, ma anche grazie allo scrub, è tutto aperto. Quindi dobbiamo adesso massaggiare questa per idratare e ammorbidire la pelle. Questo è il trattamento di bellezza a 360 gradi, anche per prevenire le rughe, per schiarire le macchie, veramente per tutti gli anestesismi della pelle. Lo potete fare tutti, io vi consiglio di farlo, ragazze, con le vostre mamme, con le vostre sorelle, con le vostre amiche, mamme, con le zie, insomma tutte le donne, fatelo tutte, con le amiche, con le colleghe di lavoro, fatelo. Mandate, taggatemi nelle vostre foto, che io sono tanto tanto felice quando mi fate vedere questi quadretti, oppure col fidanzato, con la mamma, con le amiche, ma anche voi sole, così vi divertite un po' e vi fate anche un trattamento di bellezza. Taggatemi nelle vostre foto su Instagram, su Snapchat, su Facebook, veramente adoro, adoro queste foto. Vedete? Adesso la maschera, mi raccomando ragazze, lasciatela agire almeno un 5 minuti, di modo che la vostra pelle dopo sarà bellissima. Adesso ragazze, vi giuro, io ho una pelle da favola, cioè sto anche contro perché praticamente non ho la lampada, ho la luce naturale, quindi questo è l'effetto proprio naturale, cioè la mia pelle è super luminosa e fantastica, è morbida, è bellissima, e sono spariti anche tutti i puntini neri che avevo sul naso, cioè è bellissima. Mia sorella oggi quando mi vedrà mi inviterà molto e dirà: voglio farlo anch'io. Adesso ragazze, ultimo tocco, il tonico. A me piacciono tantissimo questi dischetti belli grandi, più grandi. Comunque con un dischetto di cotone io vado ad utilizzare ovviamente il mio tonico, quello di cui vi ho fatto il video proprio la settimana scorsa, quello là, il tonico fatto in casa, la lozione. Se volete vedere il video, si chiama rimedio con miracoloso, rimedio contro i brufoli, una cosa del genere, perché questo qua è ottimo per le impurità, i brufoli, i punti neri, ma anche proprio per rendere la pelle pulita, luminosa, è fantastico. E adesso vi serve un tonico come questo, comunque se non volete fare questo, anche se è semplicissimo, guardate il video, veramente ci impiegate 2 minuti per farlo ed è fantastico. Comunque qualsiasi tonico ci vuole, perché adesso voi avete tutti i pori aperti, col tonico praticamente si vanno a chiudere, si chiudono tutti i pori e voi avete la pelle bellissima. E io vi giuro che con questo trattamento mi viene una pelle da Dio. E fatemi sapere anche voi ovviamente nei commenti se fate questa pulizia del viso, come vi trovate. Io spero tantissimo che vi piaccia come piace tanto anche a me, e lasciatemi tanti like, sapete che io adoro fare questi video, quindi se voi mi lasciate tanti like ovviamente capisco che vi piacciono e li faccio con più frequenza. Io vi mando
un bacio grandissimo, vi voglio bene 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 assai e ci vediamo al prossimo video, sempre qua. Iscrivetevi a questo canale se non siete iscritti, è gratis. Mua! Ciao! Viva la pulizia del viso!